Una cooperativa sociale per provare a dare un futuro a chi non ha, al momento, neanche il presente. La CGIL di Salerno scende in campo con una propria proposta sulla vertenza che vede coinvolti ben 17 disoccupati e le rispettive famiglie. I senza lavoro, in presidio da giorni al comune, chiedono di avere l'opportunità di portare a casa uno stipendio. Noi seguiremo con attenzione questo tentativo e cominceremo con fare delle proposte. Abbiamo sposato il modello dei disoccupati di una trentina di anni fa, che proposero delle possibilità occupazionali, che poi divennero delle vere e proprie attività. Mi riferisco a Salerno Solidale, Salerno Pulita, ecco. Sappiamo naturalmente che ci sono adesso situazioni di crisi che non consentono probabilmente di ripercorrere quel modello, però noi ci proviamo. Il primo tentativo sarà quello di organizzare una cooperativa di disoccupati, una cooperativa sociale, e di lì cercare di proporre anche in una situazione, ripeto, di crisi, delle ipotesi di lavoro.